La Regione Campania ha presentato il piano mobilità per la stagione turistica. Dal 15 giugno Freccia Rossa per il Cilento e poi una serie di servizi intermodali, treni e bus, l'affidamento triennale delle vie del mare e le linee turistiche ferroviarie verso Capua, la Reggia di Caserta, Pietrelcina per il turismo religioso, l'archeotreno da Napoli fino a Pestum e il Campania Express. A tenere banco è però la questione azienda napoletana mobilità, con il presidente Vincenzo De Luca che è intervenuto circa i tagli. Seguiremo con attenzione le prossime settimane le vicende di queste aziende. Sapete anche che c'è stato per il 2017 un taglio di risorse alla ANM da parte del Comune di Napoli di 16 milioni di euro. Io mi auguro ovviamente che questi tagli siano recuperati. La Regione non toccherà di una virgola gli stanziamenti previsti, nonostante che anche la Regione abbia subito 270 milioni di euro di tagli. Ma insomma cercheremo di non ridurre il trasporto locale. Per quello che riguarda la nostra diretta competenza siamo estremamente soddisfatti perché l'EAV è stata risanata. Il sindaco Luigi De Magistris ha presenziato al Castel dell'Ovo alla presentazione dei progetti PON Metro, oltre 80 milioni di euro destinati alla città metropolitana di Napoli, e ha così risposto al governatore. Il presidente De Luca ha beneficiato per l'EAV di 600 milioni dal presidente del Consiglio Renzi. Noi attendiamo ancora dalla regione quello che deve ANM, perché ricordiamo che ANM non è l'azienda del Comune di Napoli. ANM è 100% Comune di Napoli, ma è l'azienda di mobilità regionale, come si vede su tutti gli autobus scritto della nostra città. Quindi forse è venuto il momento, tanto non mi sembra che siano terminate le campagne elettorali, di sedersi attorno a un tavolo e fare veramente gli interessi dei territori e delle città.